Lo sbarco a Edimburgo avviene in bus. Sospinta dal panico di sondaggi che ormai profilano il sorpasso degli indipendentisti, Londra invia i suoi pezzi grossi per provare a tenersi stretta la Scozia. Ad accompagnare il leader della campagna per il no al referendum del 18 settembre, anche il premier David Cameron, che insieme ai leader di Labour e Liberal Democratici ha cancellato ogni impegno parlamentare per provare ad arginare la montante marea dei sì. Quando si tratta di elezioni o di ballottaggi, la gente può sempre dirsi che sì, fa una scelta e poi, alla peggio, 5 anni dopo, se è delusa da quei maledetti Tories, può sempre dar loro un calcione, sbarazzarsene e votare diversamente. In questo caso la situazione è però completamente diversa. In ballo non c'è una decisione per i prossimi 5 anni, ma per il prossimo secolo. About the next century. Sospinto dal vento in poppa di numeri a lui sempre più favorevoli, il leader indipendentista Alex Salmond bolla addirittura come controproducente lo spiegamento di forze di Londra. Molti in Scozia considereranno questo impegno di Ed Miliband e David Cameron come insufficiente e tardivo. Insufficiente perché non propongono i necessari strumenti per la creazione di posti di lavoro di cui ha bisogno la popolazione per potersi accontentare di un Parlamento più forte. E tardivo perché da parte loro appare come un'ultima mossa disperata. A tremare insieme a borse e mercati sempre più instabili sembra sia ormai anche la sedia dello stesso premier britannico. Questa visita dell'ultimo minuto a Edimburgo arriva appena 24 ore dopo la promessa di un accordo per incrementare i poteri del Parlamento scozzese. Troppo poco e troppo tardi, Cameron è sicuramente sotto pressione. Rischia infatti di perdere non solo la Scozia, ma anche il posto. Joanna Gill, reporting for Euronews from the Scottish Parliament in Edinburgh.